Da Chiavari ci spostiamo a sud, a Scampia. Eh sì, cambio di registro per noi, cambio di prospettiva. Il quartiere di periferia di Napoli fa notizia soprattutto per casi di malavita, non certo per racconti di calcio. Noi abbiamo deciso di parlarne invece con uno sguardo diverso, quello di un altro calcio, quello di Luca Cardinalini. Vediamo. A Gomorra Dio non trovò nemmeno 10 giusti e la distrusse. A Scampia Don Aniello ne conosce molti. Qui non ce ne sono solo 10, ce ne sono 100, ce ne sono 1000. C'è una realtà umana meravigliosa. È vero che a Scampia i clan in questi anni hanno devastato, hanno succhiato sangue, quindi non potrei mai negare la presenza della criminalità organizzata, ma negare anche che c'è una marea di umanità bella che si impegna per il riscatto. Le vele sono il triste biglietto da visita di un quartiere difficile. Nel 94, al suo arrivo all'oratorio Don Guanella, un prete di strada decise, come prima cosa, di mettere in piedi una squadra di calcio. I ragazzi erano anche ovviamente di famiglie camorriste. Sì, praticamente noi non chiedevamo il pedigree, non chiedevamo la carta d'identità. Però li conoscevate? Però li conoscevamo perché io conoscevo i genitori, conoscevo i camorristi e conoscevo anche i ragazzi. E quindi questo mi ha consentito anche di entrare nelle pieghe di quell'umanità. I clan lo hanno minacciato più volte per molte sue iniziative, squadra di calcio compresa. Non li ho mai considerati lebbrosi, quindi erano sempre anche miei parrocchiani, anche malavitosi. Insomma, io, per usare una frase di Paolo Borsellino, il quale diceva: Palermo non mi piaceva, però ho deciso di amarla perché volevo cambiarla. Ok, quando batte Ale, Cirillo viene a fare l'ultimo uomo. Oggi l'oratorio Don Guanella, squadra di punta delle varie del quartiere, giocando in promozione, sfida il forte Sant'Antonio Abate. Il primo tempo è un tiro a segno degli ospiti che più volte vanno vicino al gol. Stesso inizio nella ripresa, quando ancora Vitale, al termine di un'azione combinata, sfiora la traversa. Il pubblico, sugli spalti e sulle terrazze dei palazzi di 12 piani che ne fanno contorno, è molto preso da ciò che avviene in campo. Classico ribaltone, la squadra che soffre, alla prima occasione va in vantaggio. Tiro di Peluso respinto e conclusione vincente di Cirilli. Contro ribaltone in pochi minuti, fa tutto Ciro Ferrara, nomen omen, che salta tutti sulla fascia e offre a Martone il più facile degli assist. Poco dopo, Monteleone si oppone al mondo intero, ma nulla può sul tapin di D'Arienzo. Noi non siamo dei perduti, noi non siamo persone senza speranza, noi non siamo oramai gente che non può migliorare, che non può cambiare, o chi è camorrista non possa convertirsi. Allora il riscatto è possibile, ma ogni giorno si impegnano, faticano, soffrono per partorire una realtà migliore.